È morto alle 2 in punto dopo aver avuto un infarto. Addio Albano. Albano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano, nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, da Carmelo Carrisi, 1914-2005, e Yolanda Ottino, 1923-2019, entrambi agricoltori. È anche il fratello maggiore del cantautore Cocis, Franco Carrisi. Fin dalla sua infanzia, Albano dimostra una passione per la musica, imparando a suonare la chitarra e cantando canzoni della sua terra. Il suo percorso artistico inizia nel 1965 quando incide il suo primo disco, La strada, devo dirti di no, esibendosi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Nel 1966, debutta al Festival delle Rose con un brano scritto da Pino Donaggio. Nel 1967, ottiene il primo successo con Nel Sole, che diventa anche un film in cui recita accanto a Romina Power, con la quale si sposa nel 1970. Albano partecipa al Festival di Sanremo ottenendo riconoscimenti, vince il disco per l'estate nel 1969 con Pensando a te e nel 1984 vince Sanremo con Ci sarà. Negli anni 70, inizia una stabile collaborazione con Romina fondando la casa discografica Libra e partecipando all'Eurovision Song Contest nel 1976. Nel 1995, la collaborazione artistica con Romina si conclude, ma continuano a esibirsi insieme. La vita privata di Albano è stata segnata da un matrimonio con Romina Power, con la quale ha quattro figli, inclusa la primogenita Ilenia, scomparsa nel 1994. Nel 1999, Albano e Romina si separano legalmente dopo 29 anni di matrimonio. Successivamente, ha una relazione con Loredana Leciso, dalla quale ha due figli. La sua carriera da solista, la controversia legale con Michael Jackson e la sua attività vinicola sono altri elementi significativi della sua vita e carriera. Il 9 dicembre 2016 Albano viene colpito da un infarto mentre si trova sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale, ricoverato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito e operato al cuore nella notte. Le sue condizioni migliorano. Il 20 marzo 2017 viene ricoverato all'ospedale di Lecce, di ritorno da un concerto tenuto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale. Mentre la carriera musicale di Albano raggiungeva nuovi apici, il mondo ignorava silenziosamente le molte malattie cardiovascolari che lo affliggevano. In una sincera intervista del 2019, ha rivelato che il suo primo infarto lo ha colpito all'età di 58 anni durante un'esibizione a Roma. Questa rivelazione ha svelato le lotte interiori di un artista amato da milioni di persone. Le sfide hanno continuato a crescere e nel dicembre 2022 Albano ha dovuto affrontare un altro infarto, suscitando grande preoccupazione tra i fan e i suoi cari per la sua salute. Appena due mesi dopo, nel febbraio 2023, è stato sottoposto a un delicato intervento di bypass a cuore aperto, una procedura che richiede notevole forza e resilienza. Nel settembre 2023, la famiglia Albano ha annunciato la perdita del loro terzo figlio, Jack, a causa di complicazioni durante la gravidanza. Tuttavia, lo spirito combattivo e la determinazione di Albano non hanno vacillato. Non era disposto a permettere che i problemi di salute ostacolassero la sua passione per la musica e il desiderio di fare la differenza nel mondo. Nonostante le avversità, ha continuato a calcare il palco con la sua presenza, incantando il pubblico con esibizioni toccanti. La tragedia ha colpito nuovamente durante un volo commerciale l'11 dicembre 2023. Albano ha subito un terzo infarto, che ha poi portato alla scoperta di polmonite e gravi danni cardiaci. Per affrontare le sue condizioni critiche, è stato sottoposto a un cateterismo cardiaco, durante il quale sono stati posizionati due stent in un'arteria coronaria bloccata al 90%. Questa procedura chirurgica salvavita ha migliorato il flusso sanguigno al suo cuore, consentendogli di riprendersi completamente in poche settimane, nonostante l'annullamento di numerosi eventi importanti. Oltre ai problemi cardiaci, Albano combatte il cancro alla prostata, il diabete di tipo 1 e la fibrosi polmonare, dimostrando un'immensa resilienza e forza di carattere. Nonostante le sfide di salute, Albano rimane devoto alla filantropia, utilizzando la sua piattaforma per sostenere diverse cause, tra cui l'istruzione, la riforma della giustizia penale, l'eliminazione della fame e la riduzione della povertà.
Nel gennaio 2024, la vita di Albano ha preso un'altra svolta difficile quando è stato ricoverato in ospedale a Celino San Marco per un'infezione alle vie urinarie. Nonostante le difficoltà, è rimasto resiliente e impegnato a diffondere positività e amore attraverso la sua musica e le sue azioni. Albano è deceduto il 15 gennaio nella sua casa. Albano sarà sempre ricordato per il suo straordinario talento, il suo spirito resiliente e la sua dedizione instancabile nel rendere il mondo un posto migliore. Nel salutare questa icona musicale, commemoriamo Albano per il segno indelebile che ha lasciato nel mondo. Le sue melodie cariche di emozioni continueranno a echeggiare nei nostri cuori, e la sua eredità di gentilezza e generosità ispirerà le generazioni future. Un gars romantique comme ça, celui-là, c'est une pépite. On continue, on change encore de registre, puisque c'était l'été, donc la baston, voilà, on pose le cerveau, la romance, évidemment, on va passer au sport et à Blue Lock. Alors, le sport, attention, c'est peut-être un manga de sport, c'est peut-être un manga de Battle Royale, c'est peut-être les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre, c'est ce qu'on va voir. Blue Lock, ça se passe dans une académie, c'est l'académie Blue Lock, où il va falloir créer le plus grand champion de foot du Japon pour qu'il devienne vraiment l'icône individuelle, celui qui va cristalliser le football au Japon et qui va gagner, celui par qui la victoire va arriver en étant extrêmement individuel, quitte à écraser tous ses coéquipiers. C'est un battle royal, seul un d'entre eux sortira champion de cette école et sera donc considéré comme le grand attaquant du Japon. Donc tous les codes du sport sont bafoués, puisque ils vont s'affronter à travers des jeux, à travers des matchs, à travers des différentes choses. Il y aura évidemment un gros système de récompenses façon Pavlov. Vous avez gagné, vous avez le droit de manger un peu mieux que l'autre. Évidemment, et tous les jours, il y a un classement de 1 à 300, je crois, à peu près un truc comme ça, puisqu'ils sont 300. C'est une dinguerie. Dans le concept, c'est une dinguerie, parce que ça va complètement à l'envers de ce qu'est le sport. Et pourtant, dans toutes les grandes équipes, on a toujours un champion. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y en a toujours un qui cristallise l'attention, qui cristallise le jeu, où les choses sont attendues. C'est assez hallucinant. C'est à la fois pervers et à la fois... Ça part en fait d'un constat qui n'est pas tout à fait faux. C'est contestable ou non? Moi, je ne le ferai pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le rythme. Et je pense que dans Blue Lock, nous aurons un final qui sera exactement à l'envers de ce qu'on veut nous faire croire. Après, au niveau du manga, c'est chez Pika, c'est léger, c'est souple, c'est super, hein, au niveau qualitatif, c'est très très bon. On a évidemment du Pika au niveau de la pagination, tout ça, de la mise en page. On a des traits extrêmement vifs, saisissants, ça va vite, c'est dynamique. Alors évidemment, ça fait penser un peu à Jagan, ça fait penser un peu à Jeux d'enfants, et pour cause, hein, puisque je crois que les dessinateurs ou scénaristes ont participé à ces séries. C'est extrêmement bien amené et moi je me suis régalé, je vous avoue que je me suis régalé, je n'étais pas là pour lire un manga de sport avec les belles valeurs que ça peut avoir, donc pour ça vous pouvez aller voir Aoshi, vous pouvez aller voir Slam Dunk, vous pouvez voir Haiku, vous pouvez voir n'importe quel autre manga sport, là j'étais vraiment en train de me régaler à lire plutôt un manga de Battle Royale un peu décalé et ça marche très très bien, je lui mets également 4 étoiles parce que c'est très original. Attention, ce n'est pas un manga de foot. Non, non, non. 4 étoiles donc. On continue avec 2 lectures maintenant extrêmement savoureuses, extrêmement légères, où l'eau va être prédominante.